Buonasera, ben ritrovati in nuovo appuntamento con l'informazione di Caffè TV 24 alle 12.30 di oggi, la conferenza stampa del presidente del Veneto Luca Zaia in diretta, come sempre, dalla sede della Protezione Civile e di aggiornamenti nel servizio di Alessandra Fontana. Il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa ha aggiornato il bollettino Covid. Totale tamponi fatti 888.273, 5.894 in più rispetto a ieri, numero positivi 19.250, persone in isolamento 758, 75 in meno rispetto a ieri, i ricoverati 221, di cui 30 sono Covid. Terapie intensive in calo ancora 11, di cui 1 Covid e 10 negativi. Morti 2.004, più 1, di cui 1.425 morti in ospedale. I dimessi 3.547, 4 dimessi anche ieri, i nati sono 98. Il governatore ha annunciato che invierà al Comitato Tecnico Scientifico Regionale una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale, per poter avere la stessa filosofia e modalità che già si ha quando si utilizzano le auto tra persone non conviventi oppure nel resto dell'Europa. Ribadisce la presenza del virus, ma che probabilmente ha perso virulenza rispetto al passato. Per quanto riguarda le elezioni regionali, ha ribadito che non se ne sta occupando, in quanto non è stata ancora fissata la data, ma conferma che l'autonomia è una condizione sine qua non per la prossima amministrazione. Il governatore Luca Zaia auspica che il turismo a luglio possa riprendersi, in quanto il cittadino europeo già può muoversi più liberamente e poter visitare le bellezze del Veneto, in quanto si sta cercando di aprire alberghi e strutture. Ma tutti comunque devono fare squadra. Con l'occasione il governatore ha annunciato che dalla prossima settimana le conferenze stampe verranno fatte in relazione agli interventi e ai lavori futuri. Un ringraziamento per la disponibilità è stata fatta al professor Vincenzo Baldo, ordinario di igiene e di medicina preventiva, che è nel Comitato Tecnico-Sanitario del Veneto. Da questa sera gli educatori del servizio per le dipendenze dell'ULSS 4 si troveranno davanti alle discoteche e nei luoghi di grande afflusso di Jesolo, Caorle, Bibione e Cavallino Tre Porti, e questo per sensibilizzare i giovani sulle misure di comportamento da tenere anche per prevenire il contagio da Covid-19. Il progetto si chiama Off Limits ed è stato presentato ieri mattina a Jesolo, progetto non nuovo, ma che quest'anno ha visto il coinvolgimento e una grande collaborazione da parte delle istituzioni, dei commercianti e degli imprenditori del mondo notturno. Vogliamo intervenire nei luoghi di divertimento per non vedere nascere situazioni che non vorremmo mai più vedere, come le tragedie sulla strada del rientro, così ha detto il direttore generale dell'USO 4, Carlo Bramezza. E la giunta comunale veneziana ha dato invece via libera a quattro nuovi servizi di gondola. Se arriverà anche l'ok da parte del consiglio comunale, i quattro nuovi servizi andranno ad aggiungersi ai cinque già esistenti. I nuovi approdi sono quelli della ferrovia di San Samuele, San Benedetto e San Marcuola, allestiti anche per il trasporto dei disabili. E rimaniamo sempre in terraferma, lavori di restauro sono previsti per il Duomo di San Lorenzo a Mestre, ce ne parla Alessandra Fontana. Lunedì 1 luglio si darà il via ufficiale ai lavori di restauro del Duomo di San Lorenzo di Mestre, che poi si concluderanno la settimana prima di Natale. A presentare l'intervento di restauro, assieme a Monsignor Gianni Bernardi, è stato l'architetto Stefano Battaglia, progettista e direttore dei lavori della sicurezza per conto della parrocchia di San Lorenzo. L'azione di ristrutturazione riguarderà sia il consolidamento strutturale che del terreno di fondazione attraverso delle microiniezioni di cemento microfine. Si prevede anche un'azione più generale sulle coperture, sulla stabilità delle statue sommitali e sulla facciata principale. Sacrestia e affreschi saranno oggetto di risanamento. Tutte queste opere non modificheranno il programma liturgico. L'importo dei lavori da preventivo è di circa 860.000 euro, che sarà finanziato per quasi due terzi dal contributo CEI, mentre la parte rimanente con fondi regionali e della parrocchia. Monsignor Bernardi ricorda come il Duomo è la chiesa madre di tutta la città di Mestre, è il nucleo della storia e della vita di Mestre, per questo deve essere restaurato e rivisto per garantire opportuna sicurezza per tutti i fedeli e per la staticità dell'edificio stesso.
Si sono concluse a Pramaggiore le attività di sanificazione di tutti gli edifici pubblici, sanificazione voluta dal sindaco Fausto Pivetta ed eseguita dai nuclei disinfettori del 35esimo Reggimento Carri di Tauriano di Spilimbergo, comandati dal colonnello Gianluigi Iradesco. Ad essere stati sanificati, oltre al Palazzo Municipale, alla Biblioteca Comunale e alle sedi delle associazioni di volontariato civico, anche le chiese arcipretale di San Marco di Pramaggiore e quella di Santa Maria Assunta di Blessaglia e gli ambienti anche dell'Istituto Professionale Alberghiero Lepido Rocco di Blessaglia. Parte la sfida del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Veneto del prossimo settembre. È stato presentato il candidato presidente Enrico Cappelletti e il programma. Sentiamo. Presentata ufficialmente la campagna del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Veneto. Candidato presidente, come annunciato, sarà Enrico Cappelletti, 52 anni, imprenditore di professione, già senatore, padovano di nascita, ma residente da tempo nel Trevigiano. Lavoro, ambiente, rafforzamento della sanità pubblica, i temi chiave del suo programma. I cardini, ha ribadito, su cui costruire un'alternativa possibile alla guida di una regione negli ultimi 20 anni governata sempre dalle stesse persone. Ecco cosa ha dichiarato Cappelletti ai nostri microfoni. Allora, innanzitutto non andiamo a votare in questa tornata elettorale solo per rinnovare i consigli regionali Ci sono nelle anche regioni che vanno comuni. al voto, ma ci sono anche le amministrative in svariate centinaia di comuni e poi c'è anche il referendum Quindi confermativo. Election Day, secondo lei, Assolutamente innanzitutto. sì, per due motivi. Primo perché risparmiamo centinaia di milioni di euro in un momento come questo, non dobbiamo sicuramente buttarli dalla finestra. E in secondo luogo perché se andiamo ad occupare degli immobili che sono adibiti ad altro, cerchiamo di disturbare il meno possibile. Quindi con due giornate di tornata elettorale, una domenica e un lunedì, riusciamo a Risolviamo la portare a questione. casa, a chiudere tre votazioni in un Tre in momento, in una. un colpo solo. Ora, la data che è più probabile è sicuramente quella del 20-21 settembre, è la data indicata dalla maggioranza, ma non solo dalla maggioranza, anche dall'opposizione. Penso a Salvini che ha indicato il voto in autunno, penso a Forza Italia, penso a l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, che ha auspicato che si potesse votare ovviamente nella prima fase, non in autunno inoltrato, perché ci potrebbero essere ovviamente dei problemi. Zaia ha esautorato naturalmente il suo assessore alla sanità, ha gestito personalmente la comunicazione anche in maniera straordinaria, come lui, cioè straordinario come comunicatore negli ultimi mesi, e voleva passare all'incasso nell'immediato senza neppure fare una campagna elettorale. Io credo che questa sarà una campagna elettorale sicuramente diversa da tutte le altre. No, ci troviamo in una situazione post-Covid, quindi sicuramente sarà difficile anche solo pensarla. Comunicheremo con i cittadini, con tutti i mezzi, anche grazie al vostro lavoro che state facendo come radio, con le TV, i giornali, eccetera. Però almeno che ci sia un tempo minimo, certo un minimo, ma per far conoscere i cittadini che un Veneto diverso da quello che conosciamo, cioè che ha record nazionale per consumo di suolo, che partecipa in maniera veramente importante al computo purtroppo delle vittime da inquinamento atmosferico, che ricordo, secondo la Commissione europea dell'ambiente, sono 87.000 all'anno, cioè 3 volte tanto i decessi a cui purtroppo abbiamo assistito a causa del Covid. Abbiamo una regione che ha un'area grande come il Lago di Garda infestata e inquinata dai PFAS, senza che la regione abbia mosso un dito per risolvere il problema della qualità dell'acqua a 350.000 cittadini. Ecco, in una situazione di così, così difficile, io credo che far capire e dire ai cittadini che un Veneto diverso non solo è possibile, ma è anche auspicabile, un Veneto diverso dove la ripartenza, la fase 3, non deve essere come vuole Zaia con l'inaugurazione di un nuovo inceneritore a Fusina, no. Magari con l'inaugurazione di un pianto di riciclaggio che tra l'altro dà lavoro a un numero di persone molto maggiore, oltre ad essere più sostenibile dal punto di vista ambientale. Ecco, questo è l'auspicio che vorremmo esprimere. Il Teatro Stabile del Veneto avvia un nuovo corso per giovani compositori, un percorso di specializzazione in scrittura e composizione musicale per la scena.
rivolto appunto a compositori e a multistrumentisti, tenuto da Giulio Ragno Favero, musicista e produttore discografico. 40 ore di formazione per poi giungere alla realizzazione delle musiche di scena di uno spettacolo diretto da Fabrizio Arcuri nell'ambito delle attività della Compagnia Giovani dello Stabile Veneto previste nel progetto Teseo. E per finire sport, il calcio: il Venezia ha vinto in casa sull'Ascoli per 2-1, gol di Aramu e di Firenze per il Venezia, Scamacca invece per l'Ascoli. E con questo è tutto, buon fine settimana e appuntamento con le informazioni di Caffè TV24 a lunedì. Grazie, arrivederci.